è morto! Guarda! Ragazzi! È morto! Suoni dell'amore pesantissimi. No! Ragazzi! Suami! Bello, voce. Signori e signori, benvenuti a... No, rifai. Signori e signori non va bene. Signore e signori. Ho detto signori e signori? Puntata 7? Sempre quella, non è cambiato. Signore e signori, benvenuti. Questo è Italia Shore, siamo alla settima puntata. Quest'oggi presento soltanto io. Il Sascione Nazionale non ha i suoi sparvieri. Qui alla destra e qui alla sinistra. No, ci siamo. Sascio, è fuori. Evitiamo non perché. Ci lasciamo da solo. Se lo fai da solo è un problema. Eccoci, ragazzi, ciao, benvenuti ragazzi in questa nuova puntata. Dottore. Un saluto a mia moglie. Grazie. Salutiamo. L'altra moglie, quella che è giù. Ciao, Laura, ti amo. E idrocolonterapia. Domani la parola alle 10. Domani, Sascia, si svuoterà. È consigliata a tutti. Consigliata per chi ha dei problemi all'intestino. E la settima puntata, signori. Sì. Io sono Tony Pens, che è Gesù Isil. Ciao. E io sono Luca Donatelli. Luca Donatelli. Però anche se mi volete chiamare Sascia, chiamatemi Sascia. Oggi, ragazzi, puntata folle, pazzesca, con un ospite d'eccezione. Come vedete, c'è solo uno sgabello. Perché è talmente spazioso, è talmente largo, è talmente alveare. Alveare. Che praticamente lo spazio lo occupa tutto lui. Un più 90. Ve lo abbiamo portato alla fine. Voi pensavate non sarebbe mai arrivato. Voglio un botto di commenti col suo nome qua sotto, perché qui con noi una leggenda. Direttamente, signori, dalle caverne dell'Irlanda. Direttamente con il suo lanciafiamme. Il drago dei draghi. Il signor Drago. Benvenuto. E King Drago. King Drago, King Drago. Dottore, per noi è veramente una gioia averla qui, onore, dottore. Un onore. Mazza, mi ha distrutto la mano, non ce l'ho più. Abbiamo un po' paura di essere. No, non è vero. È un grande patatone, in realtà, con un cuore d'oro. Ne ha combinate tante, ma tu come stai, Drago? Come ti senti? Alla grande. Grande, ci ha pensato. Raga, ci ha pensato. È perché è pensoso. Pensiamo che la sua mano è talmente grande che lui l'allena sfondando palline da tennis. Le spacca. Ma dovevi partecipare alle Olimpiadi. Ogni 5 minuti lì col sacco. Sì. Beh, è un grande pugile anche. Grande pugile e grande seguitore anche. Sì. Non si arrabbi, non si arrabbi. Allenamento. Bravo, perché bisogna defluire, come dice il dottore. Bisogna defluire e sfogare le ire funeste in qualche modo, altrimenti con chi si sfoga? Sascia, tu come le sfoghi? Io con la maca biologica. Con la maca biologica è... Va bene, signori, bando alle ciance. Che schifo. Abbiamo qui il nostro grandissimo ospite. Quindi partiamo con la settima puntata di Italia Shore. Uno. Bisogna sempre dirlo. Non sa mai, magari c'è una seconda stagione. The first one. Sì. Chi lo sa, signori? Volete una seconda stagione? Lasciate like, ragazzi. Eravamo rimasti l'uscita, anzi, già piange, l'eliminazione, Drago, più che uscita di Jasmine. Perché c'è stata una colluttazione con Marcolino. Esatto, non ora si è capito lei bene. È Marcolino, però abbiamo anche visto in anticipazione una nuova entrata. Ah, arriverà Swami, sì, non si sa Jasmine quando. Arriva direttamente dai quartieri spagnoli. Sì. Però i ragazzi vanno a Luna Park, di quello che ho visto, le giostre. Sì, è vero, c'è un avvio di Drago così. Un po' pallide sulle montagne russe. Bellissimo. No, non ero io così, io ridevo. Tu ridevi? Lo scopriamo. Il programma che state per vedere contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali espliciti, signori. Metti l'altra pasta, fra. Falla lì, allora. Oh. Ah, esatto, perché poi c'è stato il Pastagate. Vero. Che era lì davanti era lì a tutti, ma nessuno lo vedeva. È vero, è vero. Sì. Marcolino l'ha portata all'esasperazione e lei non si è riuscita a tenere. Con la partita alla fine l'ho vinta io. Quindi salutiamo Jasmine, sì. Grazie Jasmine. Insegna agli angeli ad avere colluttazioni con Marcolino, mi raccomando. Non puoi arrabbiarti se una persona sceglie di stare con un'altra persona che magari a te non piace. Ah, scusate se interrompo. No, vedere. Non è per questo. E dica. Posso sapere il motivo alla fine giusto, corretto, per il quale avete litigato? Jasmine è una ragazza molto forte, c'ha un gran carattere, sa giocare, sa provocare, sa far casino. In una situazione drammatica come quella, avere questo comportamento è la distruzione. Però noi gli vogliamo bene a Jasmine. Per lei hanno attaccato l'unica cosa che comunque era vera dentro sta casa, cioè me e lei. Per lei? Perché per Spadino, signori, diciamo che è il cash. Spadino era sotto a Jasmine.
Posso chiederti una cosa? Però solo allora prima tu, delle serate, però. Come giudichi quello che faceva in serata? Cioè, una persona può essere così sotto? Si sbaglia in uno scenario simile. È la vodka, è la vodka. Però lei però era... ha avuto possibilità. Lei era molto più cose. Sotto di lui. Quindi. Ok, sì, ho visto Spadino. Spadino gli piaceva veramente. Vabbè. Vorrei solo che ritornassimo a divertirci, che arrivi un bono. Cosa farà la redazione, signori, per organizzerà smaltire? Organizzerà una gita. Vabbè, io da dormire. No, dobbiamo fare il calendario sexy. Tu proponi un calendario sexy. Mi dispiace per Spadino, ha fatto le foto bellissime. Sono arrivato io, l'ho fatto 5 volte meglio. Certo, dai, signori. Saluto a Peter Lindberg dei poveri, grazie. Grazie, grazie. Questo di uccello. Bellissimo. No, bellissimo, signori. L'arbusto, il legno, piscina. Sono diventati tutt'uno con il suo corpo, praticamente. Le foto le ho fatte in intimo, come location la piscina. Dottore, questa posa come la chiamiamo? L'asse Roma-Milano. Per... sì, perché vedi che ci passa, ci passa la galleria lì tra quel buco, no? Ma quale buco? Lì tra, diciamo, no, tra l'insenatura gluteica e la parte, diciamo, del polpaccio tibiale. Ah, foto nudo! Con un fiore sul suo spadone. La spada nel fiore di loto, pazzesco. Bravo, nuovo film della Disney. Sì. Poi la posa del toro, po. Grosso, po. Questa è una foto in defecazione, questa. Si può vedere la spinta. Questa è la spinta dell'uomo che sa che sta per evacuare. Come fa l'acqua a rumore quando esce? Fa... Signori, è un'altra giornata! Passa questa giornata, quindi. No, siamo ancora lì. Bella, potente, prepotente, distende. La Giussi è arrivata, si mette opponente. Perfetto. Tutte rime comunque baciate. Di alto livello. La nuova mischeta. Queen Cheese contro MC c'è Spadino. Raga. MC Spadino, perché lui è associato, il suo zio MC. È uno degli amministratori. MC, che Mac. No, lui è, il suo zio è l'amministratore delegato di McDonald's Italia. Ma MC, non è Mac. Ah, pensa. Suo zio è amministratore delegato di McDonald's Italia. Ti porterò una lapetta. Ma fammi leccare la tua. Poi le batto il rap così. Rap ritmo, tipo una Fashion Week. La vuoi la mia figa? Dai, te la do, è un po' stretta. Ma come? Grazie per la delucidazione. Si sta eccitando. Si sta sola. Si tocca, si tocca. Io credo sia una pazzia, perché dopo ti farai una settimana in ginecologia. Hai capito? Oh, da Sasha. Dottore, lei sarà lì anche. Sì, con i tuoi ricatori ovviamente. Eri nei loro pensieri. Amo la follia, tu la vuoi un po' della mia? Beh, direi abbiamo la nostra vincitrice. Nuova rapper della scena italiana. Dopo a Samuele lo stracciato. Prossimo featuring Gis con Gue Pequeno, signore. Simbalaru. Simbalaru. Posso dire che ce la vedrei benissimo. Comunque. Siamo andati all'area, era la serata black. Non so se si può dire, ci arrestano. Vi arrestano? Ah, vi arrestano ancora? Sì. Uno esce a far serata. Una sera sì, una sera no. Per loro era dress code black. No, e beh. Spadino invece c'ha la maglietta anch'io. Bianca. Anch'io. Sui bicchieri, giù i pensieri. Attenzione, partono le bottiglie. Cosa succederà, signori? Perché quest'altra serata sarà folle, Sei il lungo e il largo. Non c'è più, ragazzi, ricordiamoci Jasmine. Quindi Spadino soffrirà in discoteca. Si mette lì a piangere. Ma Spadino, ricordiamo che può cambiare attraverso il veicolo dell'alcol. Infatti è già con l'occhiale da sole, è già cambiato. Vediamo. Sta contando che tipo di Spadino. Gianmarco comunque le allunga quelle manine, E abbiamo fatto il... che volevamo. Non mi sento. Ah, pure col microfono. Alza un po', bra. Ragazzi, canta. Ci metti a fianco Francesco Totti, perché è perfetto. Va bene, ho detto che suona. Parlate francese. Salutiamo gli amici del French Shore, Quindi? Hai detto due parole. Tanto Gianmarco si aggira così. La discoteca si è svuotata. Sì, c'è più nessuno. Ragazzi, Spadino francese. Le meurs, c'est le meurs, la France. Ah, niente, raga. Finito tutto. Ragazzi, il suo la la è discendente, era strumento. La 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 la. Pure in francese, Spadino nazionale. Ma cosa accadrà, signori? Ma è strano però che torniate a casa senza che sia successo nulla. Senza un sacco sega. Non mi ricordo. Nessuno mai si ricorda, ragazzi. No, tornate in villa Sani Salvi. Sani no, Salvi sì. E mattina nella villa di Italia Shore. La nostra, Dove andremo oggi?
Suonano. Chi sarà mai? La produzione? Allora, io avrei organizzato una figata pazzesca. Una festa alle 7:30 del mattino. Un picnic nel deserto del Kilimangiaro. Al Cinecittà World. No, bello. Adesso siete liberi di farvi il parco, di farvi le attrazioni del parco. Di fare un figlio nel parco. Cosa succederà, Drago, oggi? Di tutto. Questo dura circa una novantina di secondi. Mamma mia. Se volete tenere il conto, vi metterà 10 volte a testa in giù. Ah, perfetto, cosa? Bello, bellissimo. È un idrocolon, terapia anche sì, questa. Sì, sì, sì. Guarda Spadino, diciamo, guarda. Ma questa è la faccia di uno contento di fare la giostra. Ma mio Dio, regà, vi prego, no. E ma mi ciao ragazzi. Ciao, grazie. Pubblico, concentratevi sugli sguardi di Spadino, perché sì, sarà una gioia per gli occhi. Vediamo, signori, partono. C'è la Gisseri, ciao, urla in salita. Quando era ferma. Regà, se niente, io compito le patatine la bacchetta. Guarda, 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 guarda. Aspetta, aspetta, aspetta. Sviene? Guarda! Ragazzi, è morto! È svenuto! È morto, è morto! Ma che è svenuto! Si è ripreso! L'hai visto? Non ci credo! Guarda! No, ragazzi, guarda, neanche in America! È risorto! No, ha avuto l'apparizione a Međugorje! No, mettimelo nella collina dell'apparizione! No, madonna! Terza curva! Risalimo su! Ragazzi, questa è la scena dell'anno! Guarda, guarda, guarda! Raga, sta iniziando a piangere! Spadino, benvenuto! Ripartite? Sì! No! No, sì, raga! No, no! Sì, sì! No, no, siamo ripartiti! Spadino è svenuto, ragazzi! Ma è una tortura questa! No, 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 è raga, troppo divertente! Axiom, stiamo arrivando! Lì è morto Schino! Diciamo che vi hanno portato qui proprio per dimezzarvi, cioè sì, 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 non ne possiamo no, più! Infatti a fare le giostre sono in 3 ore, come da 10! Come il Covid con i pensionati, uguali! Ma perché non entra? Attenzione! Ah, qua, ma, oh, LeBron Marco James! Ma Spadino sa fare qualcosa di sport! Vediamo un attimo che so fare di qua. Signori, Marcolino! C'è la riconoscenza si del King. Congratula il King. Ma stiamo andando alla torre. Stiamo andando alla torre. Qua svengono tutti. C'è la cosa qua, io non la sento che venire. Attenzione perché Spadino vede il prossimo incubo alle porte. Ma fa solo una volta, sale. Lui vuole sapere, solo una volta o... ma solo è come una volta. La prende al culo. Una metafora giusta. La prima volta al culo. A secco, boom! Ma... E poi dopo ti avvicini! Sì, ma... Che poesia, che dottoressa incredibile! Stavolta sono a me. No, ma 2 secondi! Guarda che cercano di portarlo su! Guarda i bastardi! Sì, sì, sì! No, raga! No, 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 scendo, blocco tutto! Come blocca tutto? Ormai perché su, ragazzi! Ne ha messo anche la telecamera lui, così si vede bene la certo, sua reazione! Sì, sì. Appena mancava pochissimo, vedo la parte finale da dove... Là vado in panico! Aiuto, no, raga! Fatemi scendere! Oh, no, no, fatemi scendere! No, no, poverino, fatelo scendere! No. Sequestrato Spadino nelle giostre! No, no, no! L'attore, quel caga sotto le Spadino, l'ha fatta una volta sola. L'attore, l'attore, l'attore! L'attore di Babele! Provatissimo, fighissimo è stato. Bellissima giornata! Bellissima giornata! I ragazzi tornano a casa perché dovranno fare qualcos'altro. C'è un bel clima, però, c'è devo clima, dire. Jasmine, ormai un tenero ricordo. Iutta? Oh no, o Matteo, diamante? O una so, new entry? Pronto, sono il diamantone, con chi parlo? No, signore! No, dai. Sta dipingendo il fil, è il Gilda, questo è il Gilda. E lui sta dipingendo le casse punk. Il diamante è andato a lavorare al posto vostro. Ho organizzato per voi un bellissimo party in villa a tema white party. Sarà qui che arriverà la new entry, signori? I ragazzi scendono giù! In bianco! Raga, un abbraccio di gruppo! Ci si vuole bene, amici! Allora, ecco, questo è stato un bel momento. A un certo punto della serata... suonano. E il momento della serata più folle. I ballerini della scala arriveranno. No. Sarà lei o non sarà lei? Sarà lei, sarà lui. Sarà parte di noi. Vogliose di minchia, ovviamente. Corriamo alla porta. Vogliose di minchia, attenzione. Ciao. Entrano no, i ragazzi. Sono i ragazzi. Vedete qualcosa? Cosa devono fare? Io sono in barman del locale. Ho spritz spritz. E ho un po' di bellini. Vedete qualcosa? Attenzione, parte il party, signori. Auguri. Buonasera. Si mamma, apre la porta. Signori. Attenzione, signori. Direttamente da Napoli sta per entrare la new entry. Un saluto ai quartieri spagnoli, signori. Ragazzi, sono la vostra nuova compagna di viaggio. Wow. E no, è un bello.
piacere Samuele. Se non Spadino. Certo. Amo Napoli, il mio unico fidanzato è stato napoletano. Lei parla solo con napoletani, ha creato l'asse Napoli Hong Kong. La via della seta. Vabbè raga, un brindisi a Suami. E benvenuta in casa. Signori, Suami la vedo aggressiva, potrebbe fare qualcosa di interessante. Allora, che ne sa, avete qualche inciucio, qualcosa? Io voglio sapere qualche zuppo. Amore, la queen degli inciuci sono io. Gli ha fatto girare un sacco il cazzo Suami alle ragazze. Cioè? Sì, c'è già il litigio? Ah, c'è la gelosia del gruppo. Io con Schino gli ho fatto le palle, gli ho rotto i coglioni, poi quando stava morendo... salvarlo. Sì. Le dita della salvezza, signori, queste hanno fatto vomitare persone, le hanno salvate. Ce le abbiamo solo noi. Lei era interessata a capire come era andato un po' della casa, chi stava con chi. Però lei dice che è un'inciucessa. Beh, infatti io sono inciucessa, io già sapevo, voglio sapere voi. Ta Jarit. Usami magate piace tutta e già sta mettendo. Però Spadino vedi che cambia il linguaggio a seconda di con cui deve flirtare. È molto camaleontico. Tu devi essere battezzata qua. Quindi ti spari prima questo qua. Ah, ecco, lui lo dice che quello finalmente che sta male Schino subito. Ha trovato la sua metà, forse finalmente farà l'amore. Sono abituata all'alcol, ma questo fa schifo. Ma chi l'ha fatto il corpo? Ne facciamo un altro. La per topi. L'ha fatto. Io faccio il ballerino. Io faccio la ballerina nei locali. C'è un mini flirt. Questa è per la nostra nuova nicchia. Grazie amore. Ma che dona. Ah, lei è gelosa. La gis è territoriale. Territoriale. Le ragazze un po' gelosine. Io mi divertivo di quello. Certo, è entrame. Un delirio, qualcosa di strano. Levare una persona razionale. Si sono appartati, eh? A me i chiacchieroni non mi sono mai piaciuti. Le persone che parlano e poi infatti... Signori, tenta l'approccio psicologico freudiano. Solito suo, di Schino, Bene, sei molto carismatico, te l'imbarà la canzone. Lui gli sta dicendo, le stelle brillano e ieri ho defecato le fa... Ma no, non la, ha detto la tua poesia è incredibile. Quando mai? Sei un grande poeta. Comunque vedi quando sei bello sei tutto. Tu non puoi essere napoletano, è inutile che fai potere. Essere napoletano perché non sei vero come napoletano. Attenzione, attenzione, Gianmarco si vuole tuffare. Davide, tu vuole fare napoletano. Sì, sì. Bellissimo. No, guarda che Gianmarco canta neomelodico da poco. No, raga, invitiamolo. Bellissimo, certo. Facciamoli raga. Cantare. Noi ogni giorno scopriamo qualcosa di Gianmarco. Cioè, se che sei rum, ti bevi rum, se no, tasboro, vabbè. No! Tasboro. Bevi quello che c'è, se non ti va bene ti attacchi al c***o. Grazie alla traduzione. Grazie mille, ringraziamo la Treccani. Che bella l'Italia. Bella l'Italia. Sì, è vero. Buon piacere. Continuano a sbocciare qua, sento rumori di bottiglie, ma da sole, Oh, guarda mal parcheggiata. Levo da Nanz. La metti nel parcheggio abusivo napoletano perché... Sì. Te la metto, Sasha. 5 euro a piacere. Io c'ho pure di tortona, me la volevo mangiare. A me panna no, stavolta no. No. Signori, quella torta arriverà anche nelle parti genitali. Un saluto alla pasticceria. Non ci credo, Emi. Alla faccia dello spreco, vedi? Vedi? Ha capito? Si è ripresa qui. I ragazzi vanno a dormire. Bella serata. Bella dai. Serata, una bellissima puntata. Siete veramente uniti. Sì, mi piace cosa sta diventando il gruppo. Dopo aver festeggiato, ci siamo coricati. Ho dormito con Schino. Ah, lei ha dormito con Schino. Vediamo, aspetta. Un attimo la posizione. C'è Schino e prende a terra. Sta toccando il pavimento. Sì. Cioè, lui dorme con una gamba sul pavimento, una gamba così. Sì, sì. In un domani, singolo così. Osteopatia. Accendiamo un po' il phone. Ti asi perché lei per dormire vuole. Rumore bianco. Sì, ricordiamo che è una patologia. Anche a me capita ogni tanto. Salutiamo tutti i ragazzi che hanno i phone a casa. Ci sono persone che anche all'estate lo tengono per il rumore. Persone ricche perché spendono 3 milioni di euro di elettricità. Ah, così sul letto. Così. Francesco è Phonoman. Le asciuga tutte. No, raga, ma sono matti. Signori, vediamo cosa accade nella prossima puntata, Ho deciso di organizzare uno Shore Olimpiadi. No, le Olimpiadi. Mi allenavo apposta. Vedi, Drago, si era preparato. Tu sei 7 puntate per fare le Olimpiadi dell'Italia Shore. Applauso, scusate. C'era scritto Sacche Suau. Questo gioco si chiama Succhia in Gola. No, è Sacco Sega. Sacco Sega. Marques, devo dire che l'outfit perfetto per andare a fare trekking in mezzo al bosco. No, oddio, signori, vanno a mungere le pecore. No, bellissimo. Buonasera.
pistacchione. C'è Marta. Marta Salerno. Marta di Rue de Wine. La ragazza che crea opere d'arte col suo squillo. Qui ci sono i nostri amici. Signori, si lecca schino. Filippo Tonelli. È vero. Suoni dell'amore pesantissimi. Ragazzi. Esuami. Facciamo di vista. Esuami che salta. Ringraziamo, signori, il nostro e unico drago. Signori, ma cosa sta accadendo qui? Mi raccomando, signori, c'era un sacco. Beh, si sa che il numero 8 solitamente nasconde grandi sorprese, grandi emozioni. Ragazzi, finita questa settima puntata. Attendeteci. È la settima. Questa è un crescendo. Grazie. È un crescendo. Grazie mille. Oddio. Mi raccomando, tutti i reaction ogni martedì alle 13:30. Non riesco a parlare. Mi parla sopra. Seguiteci su Instagram, su TikTok, anche i canali di MTV e di Paramount. Mi raccomando. Ci vediamo, ragazzi, ogni domenica a mezzanotte per seguire su Paramount Plus appunto le puntate. Non perdetevi. Noi ci vediamo settimana prossima con l'ottava puntata. Forse folle. Perché io sto male. È stato un piacere. Io sto più male di te, ma alla fine ce la faremo. Grazie. Ciao. Ciao. Ce la faremo.